entrata a far parte del mondo degli investimenti e dopo qualche settimana, mese, inizi a vedere i tuoi risultati, i tuoi profitti o le tue perdite. Più 30% in Apple, meno 50% in Palantir, più 70% in Plug Power. Quello che ti starei chiedendo è tempo di vendere, Apple è sovrapprezzata, ha raggiunto una capitalizzazione troppo alta, e Palantir crollerà ulteriormente? Ciao a tutti investitori, benvenuti in questo nuovo video, qui Fabio di Solazioni e come avrete sicuramente intuito, oggi parleremo di quando vendere un'azione. Giornalmente ci scrivete su Instagram e ci chiedete: è tempo di vendere? Il mercato è salito troppo? Oppure bisogna vendere perché il mercato sta crollando e quindi conviene poi ricomprare a prezzi più bassi? La mia risposta in questi casi è sempre la stessa: perché hai comprato quel titolo? I motivi che ti hanno spinto ad acquistarlo non ci sono più? Se non è cambiato nulla e quindi questi motivi continuano ad esserci, allora a quel punto non c'è ragione di vendere. Ecco invece 6 motivi per cui dovresti pensare di vendere. Alterazione dei fondamentali. L'azienda non è più la stessa in termini di bilancio, le vendite sono in calo e di conseguenza anche il fatturato e i suoi utili. Questo calo non è giustificato da un evento straordinario, in più magari non ti aspetti nemmeno una ripresa e quindi a quel punto decidi di vendere. Cambio dell'amministrazione. Se Berkshire Hathaway non avesse a capo Warren Buffett o se il visionario Elon Musk non fosse il CEO di Tesla, investiresti nell'azienda? L'azienda secondo te sarebbe la stessa? Ci sono casi in cui l'amministrazione faccia effettivamente un ottimo lavoro e sia all'altezza del suo ruolo, altri casi invece in cui è un vero e proprio disastro con investimenti sbagliati e un debito pubblico che va alle stelle. Se ad esempio dopo la mente di Jobs in Apple non ci fosse stato un grande uomo ad amministrare l'azienda come Tim Cook, forse Apple non avrebbe superato le numerose sfide che si è trovata davanti negli ultimi anni tenendo alto il valore del brand. Perdita, difetti di mercato e del vantaggio competitivo dell'azienda. Quando individuiamo un settore in crescita, andiamo alla ricerca di quell'azienda che effettivamente abbia un vantaggio competitivo rispetto alle altre e magari quel prodotto tecnologicamente avanzato e difficilmente emulabile. Questo può scaturire la nostra confidenza nel futuro dell'azienda e nel nostro investimento. Ma se Amazon non riuscisse ad esempio a garantire la spedizione veloce, il numero di prodotti non è così ampio, i prezzi non sono più così bassi e quindi facesse subentrare nuove aziende che si impossessero così di nuove fette di mercato più o meno ampie, l'azienda sarebbe la stessa? Il suo vantaggio competitivo è uguale? Crederesti ancora nell'azienda? Obiettivi futuri non chiari o inesistenti. Da un investimento di lungo periodo deriva appunto la credenza che l'azienda in cui investiamo possa crescere in futuro. Se Tesla domani dichiarasse che non ci sarà mai un business dei robotaxi, che magari era proprio la ragione per cui tu avevi investito all'epoca, allora continueresti ad avere il tuo capitale nell'azienda? Una capitalizzazione di oltre 650 miliardi di dollari giustificherebbe a quel punto un'azienda esclusivamente automobilistica? Basso apprezzamento nel tempo. Sicuramente preferisci investire la stessa quantità di capitale, con magari lo stesso grado di rischio, in un'azienda con un potenziale di crescita futuro più ampio. Individui un'azienda con una valutazione parecchio più bassa rispetto a quella che secondo te sia di giusto valore, magari a seguito di qualche news che abbia fatto spaventare gli investitori, li abbia portati a vendere e quindi abbia fatto quindi crollare il prezzo dell'azione. Tu lì percepisci il potenziale di guadagno che hai in quel titolo e quindi investi. Lì vai a vedere l'effettivo costo-opportunità. D'altro canto, non sempre si hanno a disposizione dei capitali da investire e proprio lì, in quel momento, decidiamo di vendere un determinato titolo che magari non ci rende più come ci aspettiamo oppure già abbiamo preso dei guadagni parecchio alti e lì decidiamo di allocare lo stesso capitale in un'azienda che secondo noi è più profittevole a parità di rischio. Ribilanciamento del portafoglio. La crescita del titolo ha fatto sì che ci sia un'esposizione troppo ampia in un'azione o in un settore in particolare. Questo potrebbe portarti a diminuire la tua posizione per raggiungere la percentuale di esposizione che ti eri prefissato tramite la tua strategia. Avere una grande esposizione in un'unica azienda vuol dire avere delle variazioni giornaliere che dipendono esclusivamente da essa. Se per qualsiasi ragione il prezzo dell'azione
situazione in cui è una grossa esposizione dovesse scendere, a quel punto avresti un grande impatto negativo sul tuo portafoglio. Immagina di avere 5 aziende in portafoglio, tra cui Tesla, e Tesla magari nell'ultimo anno ha fatto degli incrementi da paura. Mettiamo caso che tu abbia investito 10.000 euro in ciascuna di queste aziende. Tesla ti ha fatto un 400%, mentre le altre 4 aziende hanno fatto un 10% in media, quindi magari una meno il 5, l'altra più il 10, diciamo una media del 10% nelle restanti 4 aziende. Avresti a quel punto 50.000 euro in Tesla e 11.000 euro da sommare nelle restanti 4 aziende per un totale di 44.000 euro. Capisci bene come Tesla occuperebbe oltre il 50% del tuo portafoglio. Il tuo portafoglio dipenderebbe quindi dalle variazioni di Tesla, che tra l'altro è un'azienda da rischio alto e una volatilità molto elevata. Un'operazione che ad esempio potresti effettuare è proprio quella di diminuire la tua posizione in Tesla, così da ribilanciare il tuo portafoglio, quindi ridurre il rischio, ridurre l'esposizione in un'unica azienda, anche se questo potrebbe anche voler dire rinunciare a potenziali ulteriori guadagni. Ovviamente questo è un esempio e potrebbe dipendere da numerosi altri fattori, spero comunque di aver reso l'idea. In linea generale è molto importante non prendere delle decisioni basate esclusivamente sul prezzo. Questo infatti può portarti a vendere il titolo e rinunciare a grosse opportunità di guadagno future. Il video di oggi è terminato, spero che vi sia piaciuto, vi chiedo gentilmente di lasciarci un like, iscrivervi al nostro canale, commentare qui sotto e seguirci anche su Instagram, dove quotidianamente pubblichiamo sempre nuovi post con diverse tematiche, sia un pochettino più virali e sia qualcosa di più istruttivo. Ciao a tutti investitori, al prossimo video!